Oh boy, questo sarà un video molto difficile da fare. È molto facile fare un video dove insulti qualcosa e lo prendi proprio per il culo, ma è molto difficile elogiarlo. Io lo so che tanti di voi mi vorrebbero prendere a calci per quello che dirò in questo video, però in questo video voglio parlare del gioco Souls-like, quindi ispirato ai giochi Souls, che ho amato di più e che amo tuttora, Hellpoint. Che cazzo è? Non lo conosco. E probabilmente è vero, non è mai riuscito, insomma, ad uscire dalla nicchia, purtroppo. E su questo succede anche con tanti altri Souls, perché è proprio un genere che di suo è di nicchia e che fa difficoltà. Soltanto negli ultimi anni è riuscito più o meno a diventare qualcosa di più, anche grazie a Elden Ring. Se io dovessi scegliere, se non aver mai giocato a Dark Souls o non aver mai giocato a Hellpoint, ti direi tutta la vita preferirei non aver mai giocato a Dark Souls, perché Hellpoint è proprio un gioco a cui io ci tengo, ma a livello molto personale. E già so che per questo verrò crocifisso tipo martire sulla croce. Però fatemi spiegare. Cos'è un Hellpoint? Di cosa parla? Allora, non è un cibo di quelli che si mangiano i camionisti che vanno per l'autostrada. Hellpoint è un videogioco. Sei creato da un'intelligenza artificiale per studiare cosa è successo su una stazione spaziale. Tu la vedi, è tutta distrutta, ci sono mostri, bestie, devi capire cosa è successo e salvare l'intelligenza artificiale che t'ha creato. Non sono spoiler, questo è letteralmente i primi 5 secondi. Cercherò di mantenere la cosa più free possibile perché io vi consiglio di giocare a Hellpoint. Allora, il punto proprio bomba di Hellpoint sono le ambientazioni. Cioè, voi andate in giro per questa stazione spaziale, che già comunque ce la fai, non è che mi dispiace, eh? Desolato, tutto abbandonato, tutto distrutto, con queste carni che crescono dal pavimento e dal muro, come se fosse un parassita che si sta prendendo, sta consumando la nave sempre di più. Poi, ovvio, sto molto riassumendo, non vi ho parlato degli Arisen, una razza aliena barra di macchine che ha comunicato con gli esseri umani, e sono loro ad aver detto come si faceva a prendere energia dai buchi neri e che forse hanno anche altri piani. Tutte queste piccole cose, ma che tu piano piano esplori perché vuoi sempre capire di più, vuoi sempre capire ma perché, per quale ragione? Ok, è successo questo, sono arrivati i brutti signori, ma perché? Perché? Non lo sai ed è per questo che vai in questa sostanza spaziale, perché il punto è esplorare. L'esplorazione è un altro punto cardine del gioco ed è bellissima. A parte perché si ricollega alle ambientazioni. Ogni cosa, bene o male, ha un senso. Tu vedi costantemente pile di cadaveri, però quando ti avvicini ai boss più importanti, le pile di cadaveri non sono cadaveri a caso, ma sono cadaveri di spawn. Tu sei uno spawn, uno di cose creati dall'AI, ok? Ed è pieno di cadaveri di spawn perché tu non sei il primo. E quindi di gente come te ne è morta tanta, tantissima. Puoi scoprire dei boss che magari non avresti incontrato normalmente e che sono anche abbastanza tosti. Alcuni perché malpensati, altri di solito perché sono effettivamente ben fatti. Quindi l'esplorazione in alcune parti può diventare magari un po' così, però è sempre interessante, ti piace sempre. Riuscire ad aprire quella porta che era chiusa da tanto tempo, gli dà una soddisfazione enorme. Sei finalmente riuscito a fare il giro che volevi fare, che non sei riuscito a fare. A me piacciono i giochi horror, ok? È il genere a cui ho giocato assolutamente di più in assoluto, se non contiamo cose tipo il genere indie, per dire, o il genere free to play perché non c'è una lira. Il genere horror è quello che ho giocato di più. E Hellpoint è effettivamente un horror. Ma non come Dark Souls, che è horror, sì, l'ambientazione però. No, effettivamente in molti punti è anche un horror. Perché quando tu vedi un nemico, non pensi, oh, c'è un nemico, c'è un mostro che devo sconfiggere. No, c'è un mostro che mi vuole ammazzare, che vuole le mie carni. Tutti i mostri sembrano sempre che stiano morendo di fame, che siano disperati anche loro. Ti mette una costante pressione addosso, che potresti morire in qualsiasi momento. E vedere questa cosa nel design, nell'ambientazione, nei modi in cui semplicemente il gioco è fatto, per me è bellissimo, è sesso questo, per me questo è sesso. Adesso dobbiamo parlare del combattimento, che forse tra i vari punti è quello un pochettino più debole. È bello, ma ha comunque dei problemi che poi anche col DLC hanno cercato di sistemare, di aggiornare, di aggiungere cose più uniche. Per cominciare ci sono tre tipi di armi. Le armi fisiche, le armi da fuoco e le armi magiche, chiamiamole poi occulte. Le armi da fuoco e le armi occulte utilizzano l'energia, quindi non hanno proiettili però comunque hanno un consumo.
e hanno entrambi una statistica tutta loro: la cognizione, cervello, intelligenza, e la foresight, che in italiano non so come si chiama, però penso alla percezione. Quindi quanto sei suscettibile a queste arti occulte. E come si ricarica questa energia? Col tempo? No, ma allo stesso modo in cui si caricano le fiaschette che ti devono curare, ovvero attaccando. Quindi è un gioco che ti spinge a essere aggressivo, che ti spinge a dover rischiare di tirare quei due colpi per prendere la fiaschetta. Quel gioco che ti spinge a dire: ok, non ho costantemente la cura con me, non posso entrare in un boss e avere 100 milioni di fiaschette. Devo alternare gli attacchi fisici, che sono quelli che appunto ti caricano energia, alla magia o alle armi da fuoco. Ed è bellissima questa cosa, molto alla Bloodborne, devo dire. E tutte queste armi non si potenziano, ma tu potenzi un conduttore che puoi equipaggiare in qualsiasi momento un'arma. Ma quindi è questo quello che si può fare con un'arma e basta. Perché è così unica? Perché i conduttori non potenziano solo forza, riflessi, eccetera, ma ti fanno anche dare all'arma qualcosa di particolare. Come su Elden Ring, che puoi forzare un'arma a fare danno della marcescenza scarlatta, per fare un esempio. Su Hellpoint, in base ad altre statistiche che non sono forza e riflessi, possono applicare degli effetti. L'induzione, che è l'effetto di fuoco, le radiazioni magari, o magari l'entropia che tipo trasforma in stato di pietra, non l'ho capita benissimo, ma è fighissima. Ma se dovessi dire alcune delle cose che mi hanno lasciato triste del gioco, è che prima di tutto ha una mancanza totale anche di minuscole cutscene, ma mi riferisco tipo che vai ad affrontare un boss importante e non c'è magari un piccolo zoom sulla sua faccia dove compare anche il nome, quindi ti rimangono dentro un po' meno, no? Sono un po' meno iconici. Però appunto, siccome non c'è mai una cutscene, a parte all'inizio di gioco, ma parlo anche di cambi di inquadrature, a parte quella all'inizio di gioco, a parte quella di fine gioco, c'è un po' questa mancanza. Per me è triste, perché quando sono andato a cercare il materiale per fare alcuni video, tra cui questo, è un po', c'è stato un po' di difficoltà, perché a parte il trailer non c'è altro che posso mettere se non il gameplay. Adesso però parliamoci seriamente: perché questo gioco mi piace così tanto? Solo per queste cose positive? Perché come gioco indie è fatto veramente molto bene e penso che sia sottovalutato? Non solo, in realtà. Per quanto bello sia, la cosa che più mi ha fatto legare al gioco probabilmente è stato che l'ho giocato nel periodo in cui meno potevo permettermi economicamente giochi e meno potevo permettermi a livello proprio di PC, perché la demo mi ricordo che non sforzava troppo il mio computer, comunque riuscivo a giocarci con giusto leggeri problemi, e soprattutto la demo era gratis, perché è una demo, e poter giocare una bomba di gioco del genere, anche se una demo, a gratis, per me era fantastico, perché non potevo appunto permettermi altro. Ed è così anche che ho cominciato a giocare a Red Eclipse. Perché? Perché era gratis, ma era comunque un gioco interessante. E non stiamo parlando di un periodo che è durato così 5 minuti, 5 mesi, un anno. È un periodo che è durato anni, abbastanza anni. Il gioco è uscito nel 2020, direi che il periodo è più o meno finito nel 2023. Sono più o meno 2-3 anni dove bene o male giocavo agli stessi giochi e navigavo su Steam per vedere opzioni di giochi gratis, perché non potevo andare a comprare altri. Cioè, per farvi capire, io la demo l'ho finita al 100%. Ho fatto tutto solo nella demo. Cioè, ho passato vi faccio vedere quante ore. Perché è stata una parte molto importante per me. Non avrei mai giocato a Dark Souls se non fossi stato per Hellpoint. Non avrei mai giocato a Elden Ring. Forse avrei giocato a Sekiro. Non so nemmeno se avrei continuato a dare tentativi a Metal Gear Rising. Perché, dico, alla quinta volta che affronto un boss e quel boss è così tosto che mi rompe le palle, me ne vado via. Però Hellpoint penso che mi abbia abituato a queste cose. Cioè, Hellpoint è il picco massimo che mi potevo permettere. E quindi voglio veramente ringraziare dal profondo del mio cuore Hellpoint, perché mi ha dato tante di quelle esperienze belle. Anche se non ho mai giocato online, purtroppo, ma perché io giocavo ad orari improponibili. Detto questo, fatemi un favore: giocate almeno alla demo di Hellpoint. E io vi lascio con un prossimo video.